Ciao amici di Radio Bau, sono Isabella dalla Vecchia di Misteri Bestiali. Oggi voglio parlarvi del simbolo di Milano e quale posto migliore se non il Castello Sforzesco. Lo conoscete tutti, è il serpente o il drago che si erge in verticale mentre divora un povero malcapitato. Ma il vero simbolo di Milano non è il serpente, bensì è la scrofa semilanuta. Sarebbe un simbolo scelto dal primo fondatore di Milano, Belloveso, un capo delle tribù celtiche che sarebbe giunto fino in queste terre. Lui, giungendo nella pianura padana, avrebbe incontrato una scrofa semilanuta, ovvero semipelosa. E dato che questa scrofa era identica al simbolo che aveva sullo scudo, rimase basito e lo interpretò come un simbolo divino e decise di fondare la città. E infatti Mediolanum deriva proprio da Mediolana, Mediolanae, anche da Mediolanum, ovvero luogo posto a metà di una pianura. Dopo la scrofa semilanuta abbiamo il vero simbolo di Milano, che è il serpente sullo scudo. Il serpente sarebbe stato attribuito alla città dalla prima famiglia nobile di Milano, i Visconti. Ma esistono due leggende che narrano dell'inizio di questo simbolo. La prima è di Umberto Visconti, uno dei capostipiti. Narra che praticamente lui avrebbe sconfitto un terribile drago che popolava queste terre. Infatti la pianura padana anticamente era un grande lago popolato da draghi, in particolar modo di un drago che si chiamava Tarantasio, di cui abbiamo un'immagine nella chiesa di San Marco di Milano. E abbiamo anche alcuni resti che anticamente si pensava appartenessero a lui, sono delle costole gigantesche conservate a Paladina e nella chiesa di Almeno San Bartolomeo. Ebbene, Umberto I avrebbe liberato la zona da questo terribile animale. Ma la seconda leggenda, forse quella più veritiera, riguarda invece l'altro capostipite dei Visconti, ovvero Ottone Visconti, che avrebbe invece sconfitto gli infedeli. Gli infedeli avevano come stemma un drago, un basilisco. Gli avrebbero rubato non solo preziosi tesori, ma anche la dignità, ovvero lo stemma del popolo infedele che poi lui avrebbe applicato sullo stemma della propria famiglia e quindi della città di Milano. Ma i milanesi saranno contenti di avere un serpente come stemma della propria città? Dovrebbero, perché il serpente è un simbolo positivo. Solo il cristianesimo lo vede come un simbolo negativo, ovvero come il serpente tentatore per Adamo ed Eva. In realtà quasi tutte le culture del mondo lo vedono come un simbolo di trasformazione, di rinascita, di rigenerazione. Infatti, come ben sapete, il serpente cambia pelle e quindi rinasce, si rigenera. E poi il serpente in verticale, come lo abbiamo nello stemma di Milano, è assolutamente positivo, perché noi il serpente lo conosciamo come animale che striscia nella terra, che si muove in maniera orizzontale, ma quando il serpente si erge verticalmente, come il cobra per capirci meglio per quanto riguarda la cultura induista, allora raggiunge il cielo, allora diventa spirituale, allora diventa la nostra colonna vertebrale che si erge verso il cielo.